Io devo ammetterlo. Ve lo devo ammettere. Non avrei mai immaginato che questa sarebbe stata un'esperienza così piena, così potente. Wow! Mi sento come se qualcuno mi avesse preso per mano e mi avesse portato per 10 giorni sulle montagne russe delle emozioni. Alcune sono rimaste attaccate a me per ore ed ore. Altre invece mi hanno forzata a riflettere sui nostri rapporti umani più profondi. Altre hanno semplicemente lasciato che la mia immaginazione spiccasse il volo. Ma che fortuna! Sono e siamo stati testimoni di un evento unico in questo meraviglioso mondo che è il mondo del cinema. La mostra d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Ecco, io vi auguro di tenere stretti a voi questi ricordi, questi personaggi, questi paesaggi, questa poesia che ogni sera e ogni giorno si apriva sempre allo stesso modo, con i meravigliosi tratti di Lorenzo Mattotti. Il cinema è condivisione, evoluzione, connessione con noi e fra di noi. E questa sì, è vero, è la serata delle vittorie, però possiamo dircelo alla fine. Alla fine i veri vincitori siamo noi, il pubblico, perché alla fine di ogni film noi conduciamo un viaggio molto più profondo, senza fine, ma qui dentro, nei nostri cuori. E quindi io vi voglio dire grazie, grazie a tutti questi film, perché in questi giorni mi sono ricordata il vero motivo per cui io faccio il mestiere che faccio, il mestiere dell'attore: emozionare. E se mi permettete, vorrei rivolgere un immenso grazie alla Biennale, che ha creduto in me, al presidente Baratta, l'uomo più elegante che abbia mai conosciuto, e con il quale avrei parlato di tutto per ore ed ore. Un grazie ad Alberto Barbera ed Angela Savoldi, che mi hanno accolto a braccia aperte. Incondizionatamente. Volevo ringraziare Gida, che mi ha dato sempre un sorriso nei momenti di panico, e qui dietro le quinte non volevo che lo dicessi. Un grazie a tutto il mio team, capitanato da Vanessa. Un grazie ad Emanuela, un grazie a Ross e un grazie a tutta la mia famiglia per esserci sempre. E un grazie a voi. Grazie. Ed ora, signori e signori, è l'ora di cominciare. È arrivato il momento che tutti aspettavamo, quello dei premi. Inizio quindi con il ricordare quelli che sono stati già assegnati. Il Leone d'Oro alla carriera a Julie Andrews e Pedro Almodóvar. Il premio Gégé Lecoutre Glory to the Filmmaker Award a Costa Gavras. E il Campari Passion for Film a Luca Bigazzi. E ora scopriamo insieme tutti gli altri, iniziando da Venezia Classici. Invito sul palco il presidente Costanza Quadriglio per assegnare 2 premi. Buonasera Costanza, a te. Buonasera a tutti. Sono stati giorni di grande felicità, di grande gioia, una scorpacciata di cinema importante, il cinema più bello, la storia del cinema, giorni condivisi con 22 straordinari studenti di cinema, appunto, che hanno molto discusso, hanno molto amato i film, che erano uno più bello dell'altro, e poi hanno deciso
è stato molto bello fare tutto questo viaggio insieme a loro e veramente, sono veramente molto grata di questa opportunità. È come rinnamorarsi sempre, sempre, sempre di quello che facciamo, è bellissimo. Il primo dei premi della giuria Venezia Classici va al miglior documentario sul cinema. Presidente, prego. Il miglior documentario sul cinema è Babenco, Tell Me When I Die, di Barbara Paz. Grazie mille. Non parlo italiano bene. Thank you so much. Molto obrigada. I have some things, just some words. Can I? Okay, sorry. Okay. Thank you, Barbara. Thank you, Angela. Thank you, Venice. Sono molto emozionata e onorata. Hector was to say to be filming is to be living one more day. It was cinema that kept him alive. Hector, thank you to believe me. I love you forever. You give me everything. This prize is very important to my country. We must say no to censorship. Não à censura. Long life to freedom of expression. Long life to Brazil cinema. Muito obrigada à cultura brasileira que me ensinou tudo. Hector, meu amor. Now you live forever. Thank you, my love. Thank you, Maria Camargo, Cal Guimarães e toda a minha equipe. Muito obrigada, Brasil. Obrigada. Muito obrigada. Minha cola. Ok. Complimenti. Il secondo premio va invece al miglior restauro. Costanza, a chi va il premio? Il premio va a Extase di Gustav Makati. Ritira il premio il curatore del restauro del sonoro, Jonas Kurashi. Let me just apologize really quickly. I don't really speak Italian, so I'll be really brief and English. It's a great honor to be here on behalf of our team and our institution, Národní filmový archiv in Prague, the National Film Archive in Prague. This restoration wouldn't be possible with many great partners. I really want to thank just re I want really want to be brief, so just a couple of them. We really need to thank all our partner film archives around Europe, without whom this restoration wouldn't be possible.
Our many thanks also go to Bologna, to L'Immagine Ritrovata. Yeah, it really worked hard, and this film would be never be seen in Venice again if it wasn't for the hard work they've done. Also, we need to thank our donors, Ms. Milada and Mr. Eduard Kuchera, who funded this project and many other film restoration projects. And then, last but not least, I want to thank this almighty La Biennale for including Extase in its program. And it's been great to present the film here again in this beautiful city after 85 years that it's been presented here the first time. Thank you. Grazie. Ringrazio tutta la giuria Venezia Classici. Siamo arrivati al premio Miglior Virtual Reality di Venezia 76. Il presidente Laurie Anderson, che salutiamo, non ha potuto essere qui con noi stasera, quindi invito Alicia Naples per assegnare i 3 premi della giuria. Buonasera. Per favore, perdonatemi. Il mio italiano non è buono, quindi dovrò leggere questo. I miei colleghi, membri della giuria, lo straordinario Francesco Carazzini e il nostro brillante presidente Laurie Anderson non sono in grado di essere qui questa sera, quindi parlerò per tutti noi. La realtà virtuale è un mezzo emergente. E noi tre abbiamo avuto il privilegio di partecipare a 26 esperienze drammaticamente diverse che esplorano il confine della narrazione immersiva. Attraverso queste esperienze siamo stati in grado di volare senza limiti, esplorare mondi di sogno e perderci in situazioni che andavano al di là della nostra esperienza personale. È immensamente impegnativo lavorare su un mezzo emergente e ognuno di questi pezzi dovrebbe essere celebrato come risultato. Grazie, Creatore, per la vostra visione e perseveranza. Laurie, Francesco ed io siamo stati unanimi nella nostra selezione per i premi di questa sera e siamo lieti di onorare 3 esperienze che ci hanno davvero commosso attraverso la loro empatia, inventiva, coraggio e amore. Grazie. Il primo premio va alla migliore storia raccontata grazie alla realtà virtuale. E chi è il vincitore? Viene assegnato a Joel Catchy Benson per Daughters of Chibok. Hello everyone. I'm gonna just say a few words. I get really nervous in public, so I type this up. I'll make it very brief. I stand here today representing my country, Nigeria, and my continent, Africa, as proof that all you need to get up there is faith and courage to go out there and tell the stories that matter. With this VR film, all I wanted to do was to take the world to Chibok and show them these women who for 5 years have been living in pain because their daughters are still missing. I felt it was wrong for the world to just move on and forget.
I would like to thank everyone who has walked with me on this incredible journey. My wife, Ego, I love you. She supports all my crazy ideas and all my mad experiments, and she's always there for me. Damilola Ogunbi, who gave me my first ever VR gig and set me on the path to becoming a VR creator. Judith Okonkwo, who supports everything VR in Nigeria and across Africa and has supported me greatly. My friends at the Northeast Innovation Hub, Braima, Ife, Ahmad, Mary, who gave me all the logistical support to go into high-risk areas and make this film. And finally, my guys, VR 360 Stories team, a crazy bunch of young Nigerians who will follow me anywhere once I say let's go. I thank every one of you. I dedicate this award to the woman in the story, Yana, who opened her heart and her doors and allowed me to come in and share her story with me. Because of this award, the world will hear again about Chibok and remember. Thank you, Venice. Il secondo premio va invece all'opera che ha sfruttato al meglio le potenzialità della realtà virtuale, facendoci vivere un'esperienza davvero indimenticabile. Prego. Va a Riccardo Laganaro per Alinea. Wow, second Brazilian here tonight. Amazing, isn't it? It's gonna be quick, I promise. Alinea is an embodied narrative about love, memories, and the fear of change. New technologies can make us afraid of change, but I'm sure that VR can make us better. When we use our entire body to tell stories and also to listen to them, we remember that we are humans, and for me, this is the most beautiful side effect of virtual reality. For the last 2 weeks, we saw great examples of how better we can all be through VR. And for that, I want to thank all the creators of the festival that blessed us with their work. But none of us would be here without Michel Relac and Liz Rosenthal. Thank you both for being so respectful with this art form, creating the perfect environment for us and for the public. Thanks also to Alberto Barbera and Paolo Baratta for supporting virtual reality at the Mostra, and the jury presided by the legendary Laurie Anderson. Thanks to Ricardo Justus, Eduardo Montmore, and Rodrigo Terra for creating Arvore, and for inviting me to join your dream to make a content studio in a new medium in Brazil, which is a little bit hard. It's just beginning, guys. Thanks to everyone in São Paulo that worked so hard to make Alinea worthy of being here, especially to Caco, Zed, and all the pirates for the days and nights together. Bravo, bravo, guys. This lion is yours. And also our teams in LA and Amsterdam for the incredible production support. Thanks to Ruben Pfeffer and Gilson Fukushima for the lovely songs you created, and Rodrigo Santoro for becoming the voice and the soul of the experience. Finally, thanks to our friends and families, and especially my parents for your example. Alinea is a beautiful piece about love because of you. Muito obrigado. Grazie mille. Thank you very much. Siamo arrivati al premio miglior virtual reality di Venezia 76. Il premio va a Céline Tricard per The Key.
Thank you, the Venice International Film Festival. Thank you, VR curator Michelle Reillac and Liz Rosenthal. Thank you, our jurors. Thank you. Thank you to my amazing team who work really hard to bring the key to life. The key, a key. A key is such a beautiful thing, isn't it? A key means home. Somali British poets, sorry, Warsan Shire wrote a poem called Home, and I quote her. She says, "No one leaves home unless home is the mouth of a shark." There are today over 68 million people in the world who have had their home taken from them. We call them refugees. And even though their house has been destroyed or stolen by somebody, even though they will never come back, most refugees still carry the key of their lost homes. I would love for all of you to just take a moment and think about your key, the key to your house, maybe in your pocket or in your purse. For me, it's in my suitcase in my hotel. Let's take a moment and think about what home means. Let's think about the key, our key to our home, and let's remember to cherish it. Thank you very much. Grazie alla giuria Venice Virtual Reality. Grazie Alicia Naples. Ed ora passiamo al film che la giuria Opera Prima ha individuato tra gli esordi che abbiamo visto in questi giorni. Per la consegna del Leone del Futuro, premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis, invito sul palco il presidente della giuria, Emir Kusturica. E i giurati, Antonietta De Lillo Hans Abri, Michael Werner e Terence Nance. Lascio la parola a lei, Presidente. When Alberto Barbera offered me to be part of the jury, Opera Prima, it felt like as if the killer was coming back to the place where he committed crime. It was in fact 1981 when this premio was called Opera Prima e Seconda. So I said yes because I'm the man who has a past and the new winner has a future, so we have to put it together somehow. Before I tell you who is the winner, I want you to share with me sympathy and the condolences with a man who made a lot of people's life easier and more beautiful and who was a screenwriter of the two movies that I made and many others. He passed away just before the festival. His name is Gordan Mihic and he made a screenplays for the two movies. Black Cat, White Cat, and the Time of the Gypsies. So please, let's make a big applause. Thank you very much. Opera Prima goes to You Will Die at 20 by Sudanese director Amjad Abu Alla. Vorrei invitare anche Chiara De Tassi sul palco. Chiara De Tassi, direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano Premi Davide Donatello, a cui Aurelio De Laurentiis ha gentilmente chiesto di consegnare al vincitore due assegni del valore di $50,000 l'uno per regista e produttore dell'opera prima vincitrice. Thank you.
Himalaya. I'm really feeling honored and happy because this hall, I was watching it on TVs from 20 years. And I didn't know if I can be here because I'm from country, have no cinema, because we are under regime. Didn't want to support cinema. I said didn't because we just did a revolution and we kicked it out. And we are proud. And we started shooting these films in December, just the first days of the revolution started. It's just a coincidence. Everything going to explode in that country together. I'm so honored. I want to thank my producers, Arnaud Demarc, Ingrid Lelhington, Hussam Elwan, Michael Henricks, Hamad Hafzi, Mohamed Al Omda, and Omar Halla, and everyone who really supported. I want to thank the actors that unfortunately they couldn't get a visa from Sudan to come here. Mustafa Shahata, Islam Mubarak, and Bunna Khalid Mahmoud, and Talal Afifi. I'm really honored. And I want to also thank the funders because we don't have any money in that country for cinema because, you know, no one cares. Before, now, with the new government, I hope everything will be better. So, wish us luck. Vorrei semplicemente dire al regista, al produttore, che il premio Opera Prima Luigi De Laurentiis consiste anche in $100,000 divisi fra produttore e regista, ed è un premio che ha voluto Finmauro assieme a Leone d'Oro per l'Opera Prima, proprio che si chiama anche Leone del Futuro, e il futuro è pieno di incognite ma anche di sorprese, di rinnovamento, di gioventù, e quindi noi ci crediamo molto e è un'azione concreta. E quindi, prego, devo dirlo prima, ma... I didn't understand, but it seems like something good. Thank you. Also, I want to thank the jury. I'm so glad to have this from them. And thank you for Venice Days for having me here. I'm really very happy. Thank you, guys. Grazie. Grazie alla giuria. Vorrei invitare adesso sul palco la giuria Orizzonti, il presidente Susanna Nicchiarelli, e i suoi giurati Mark Adams, Rashid Bouchaheb, Alvaro Breckner ed Eva San Giorgi. Buonasera. Dunque, io ringrazio moltissimo il presidente Paolo Baratta e il direttore Alberto Barbera che mi hanno dato l'opportunità di presiedere questa giuria. Io vengo qui alla Mostra del Cinema da quando ero studentessa al Centro Sperimentale ed è un luogo magico di condivisione di cinema, e viverlo da giurata è naturalmente un grandissimo privilegio, soprattutto perché si ha l'opportunità di discutere con artisti e critici esperti. In particolare la giuria di Orizzonti era una giuria di persone estremamente competenti e soprattutto appassionate di cinema, che ringrazio per il lavoro svolto, che non stanno capendo quello che dico, però li ringrazio per il lavoro svolto. E ringrazio anche tantissimo le nostre segretarie di giuria, Annalisa, Claudia ed Elena, instancabili e bravissime, che hanno lavorato tanto, più di noi. E volevo dire che fare la giurata ci ricorda, fare il giurato ci ricorda anche il senso del nostro lavoro, che poi
è quello di amare e fare il cinema al meglio che possiamo, ed è che ci ricorda che il cinema non è soltanto intrattenimento, ma è soprattutto pensiero e discussione, e che l'esperienza della condivisione in sala e l'esperienza della discussione dopo il film sono fondamentali, importanti tanto quanto l'esperienza della visione del film. Noi in questi giorni abbiamo visto, discusso, pensato tanto. Io personalmente ho imparato tantissimo dai bei film che abbiamo visto, e credo di parlare a nome di tutti quando dico che torneremo a casa arricchiti e cambiati da questa esperienza, per cui grazie. La giuria Orizzonti ha avuto un compito molto importante, perché ha assegnato ben 7 premi alle opere in concorso nella sezione dedicata alle nuove tendenze del cinema. Il primo è quello che va al miglior cortometraggio. Consegna il premio lei stessa, Presidente Nicchiarelli. Prego. Dunque, il premio Orizzonti per il miglior cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq. I'm sorry, I'm not going to speak in Italian because I don't know Italian, and I know English, but I might forget it as I go along in the speech. Thank you very, very much to the jury, to the people who got us here, especially Paolo, Enrico, and the festival in general. It feels so surreal for me to be standing here because a week ago, my visa to come here was rejected. 2 days before my screening, I got it. I was in the customs line 2 hours before my screening, and so when I get here, it just feels extremely surreal and kind of says a lot about the world that we live in today and the importance of what we do. I'm extremely, extremely grateful to be recognized at this kind of a platform for that. I also want to take the very little time that I have left to thank my entire cast and crew, people who are here, people who are not here, but including and especially people of the transgender community back home in Pakistan. They're an extremely vibrant and important part of our culture, unbeknownst to the world. And I really want to thank all of those trans girls who allowed me into their world, so wholeheartedly shared their stories with me and allowed me to tell mine. Thank you very much. La scrittura è sempre al centro dei film, che in qualche modo inaugurano nuove modalità espressive. E allora, per la migliore sceneggiatura, consegna il premio Eva San Giorgi. Presidente, a chi avete assegnato il premio? Dunque, il premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura va a Jessica Palu, Philippe Lioré, Diastem, per il film Revenir. Di Jessica Palu. Merci, merci infiniment. Quel honneur d'être là. Je voudrais d'abord remercier, bien évidemment, pour le scénario, mes co-scénaristes, Philippe Lioré et Diastem, ma productrice, Marielle Digou, merci.
Je voudrais remercier les acteurs Nils Schneider, Adel Exarchopoulos, Patrick Dassoumsao, Hélène Vincent. Merci de m'avoir si bien accompagné. Et je voudrais remercier le jury. Merci infiniment d'avoir écouté les silences de ce scénario. Merci infiniment. Grazie al festival, grazie al jury, grazie a tu Jessica, che bel regalo per il tuo premio film e soprattutto continuiamo a raccontare storie. Grazie. Stasera assegniamo 5 premi a 5 singoli interpreti. Iniziamo con quello per la migliore interpretazione maschile nella sezione Orizzonti. Consegna il premio Rachid Bouchareb. Buonasera. Presidente, chi è il vincitore? Premio Orizzonti per il miglior attore a Sami Bouajila per il film Anfis di Mehdi Barzawi. Je vais commencer par remercier l'organisation du festival d'avoir donné l'opportunité à ce premier film de prendre son envol ici. Et mon Dieu, quel envol c'était, c'était juste magnifique. Merci au jury aussi, bien évidemment, que j'ai salué. Et merci Mehdi. Merci pour ton inspiration, merci pour ton acuité, merci pour ce scénario, merci pour cette aventure, merci pour ton amour du cinéma, des acteurs, des personnages. Merci. Merci Habib de trouver la force et les solutions pour rendre ces choses-là possibles. Et je vais surtout partager ce prix avec ma moitié, je dirais, dans le film, sans qui mon personnage n'existerait tout simplement pas, et qui m'a rendu au centuple tout ce que j'ai pu lui donner, je pense à Nejla. Merci à tous, merci. Il premio invece per la migliore interpretazione femminile lo consegna Mark Adams. E la vincitrice è? Premio Orizzonti per la migliore attrice a Marta Nieto per il film Madre di Rodrigo Sorgoyen. Thank you very much. I'm not speak Italian, so I'm going to speak in Spanish because of the emotion. Estoy muy emocionada, me siento muy afortunada y muy agradecida. Gracias al jurado por considerar que esto tiene sentido para mí, esta distinción. Lo acojo como algo que tiene que ver con todo el equipo. Las películas se hacen en equipo, se celebran en equipo, así que esto es de todos los que han participado en este proyecto. Desde compañeros como Jul o Alex Brendemühl, las productoras Malvalanda, Arcadia, Caballo.
especialmente todos los caballos, Nacho, Alex, Rui, Alberto, Edu, Isa, me han enseñado cómo se hace el cine que quiero hacer, con su amor y su dedicación. Quería decir también que esta película es una historia de amor, es una historia de un amor que puede con todo, que revive, que renace, que hace despertar. Y el director, con este regalo que me ha hecho, con su confianza y su generosidad, me ha hecho despertar a mí también a otro lugar. Así que esto es para ti y por ti. Muchas gracias. Quiero que vayáis a ver todos la película porque está hecha con mucho amor y cuenta solo cosas de amor, en realidad. La película se llama Madre y yo, sin haber tenido a mi hijo, nunca podría haber interpretado a Elena. Así que, León, este León también es para ti. Gracias. La giuria Orizzonti ha anche assegnato un premio speciale che consegna Eva San Giorgi. Presidente, a chi lo avete assegnato? Premio speciale della giuria Orizzonti va a Verdict di Raymond Ribay Gutierrez. First and foremost, I would like to thank God for giving me time and energy to do the impossible things that I've done in my whole life. It feels surreal, sorry. The next thing I would like to thank is my parents, who is supporting me in terms of giving me money when sometimes I'm broke. thank you to my second parent, Brillante Mendoza, who is my mentor and he taught me the reality of life. And the third thing I want to thank is my teacher, Armando Binglao, who trusted me in writing. He believes me that I can write. Yeah, he taught me the found story, School of Writing. The second thing I want to thank is my friends, Alberto, Paolo, for believing in the Films Boutique. And even though I won an award today, the struggle for all women, battered women, still continues. And I hope the film can reach people that can make difference as well. Thank you. E
E adesso passiamo alla miglior regia. Consegna il premio Alvaro Breckner. Presidente, a chi va il premio per la miglior regia? Premio Orizzonti per la miglior regia a Theo Kur per il film Blanco en Blanco. Hola a todos, voy a hablar en castellano. Nada, muy agradecido al festival por estar aquí, por este premio, al jurado, evidentemente, por confiar en una película un tanto particular, hecha con mucho un amor tremendo después de 7 años, con gente que está ahí al lado mío, que son mis productores, José Alayón principalmente, me acompañó desde el primer momento, Marina Alberti, Giancarlo Nassi, mi amiga Amparo Baeza. Y nada, eso, agradecer el proceso y que esto siga viviendo un poco todos los días. Gracias. E infine il premio più ambito della sezione Orizzonti, che viene consegnato dal presidente della giuria, Susanna Nicchiarelli. Presidente. Premio Orizzonti per il miglior film a Atlantis, di Valentin Vasianovic. Сьогодні дуже важливий день, і я хотів би подякувати в першу чергу організаторам, журі і всім глядачам, котрі високо оцінили наш фільм. І найважливіше те, що ви всі зрозуміли ті меседжі, котрі ми хотіли послати, що любов перемагає смерть, що війна несе смерть, і ми всі разом рано чи пізно все одно переможемо. І для мене, і для всіх нас сьогодні також велике свято, тому що завдяки десь нам також нарешті український режисер Олег Сенцов отримав довгоочікувану свободу. Вітаю вас всіх з цим. Sempre la morte e tutte le guerre portano la morte e noi insieme.
Grazie a tutti i giurati, grazie Presidente Susanna. Signore e signori, ci siamo. È arrivato il grande momento. Invito sul palco il presidente della giuria internazionale di Venezia 76, Lucrezia Martel. Presidente, lascio a lei la parola perché possa invitare la sua di giuria. Con molto gusto, voy a invitar a mis compañeros Pierre Candling, Mary Harron, Stacy Martin, Rodrigo Prieto, Tsukamoto Jinya, and Paolo Grizzi. Gracias, gracias al festival por permitirnos ser parte de esta fiesta. Gracias a mis compañeros de jurado por esta semana de relevantes conversaciones sobre el cine y sobre el mundo. Muchas gracias. Y gracias a los directores y a las películas que hemos podido ver, que nos permitieron pensar sobre el mundo, que finalmente, el destino de las películas es que podamos hablar después que las vemos. Y necesitamos hablar. Muchas gracias. Gracias al festival, gracias por aver partecipato a parte di questa grande festa. Grazie a tutti i giurati per aver lavorato tutti assieme per le conversazioni e i dialoghi che si sono instaurati nel corso di questa settimana sul cinema e sul mondo. Grazie a tutti i registi, abbiamo potuto visionare perché ci hanno fatto pensare su quanto accade nel mondo, perché il destino dei film è proprio questo, è permettere agli altri di far parlare le persone, perché noi effettivamente abbiamo bisogno di parlare. Grazie. Il prossimo premio è dedicato a Marcello Mastroianni e viene assegnato a un giovane attore o una giovane attrice emergente. Consegna il premio Stacy Martin. Presidente, a chi avete assegnato il premio Marcello Mastroianni? Marcello Mastroianni Award for the Best Young Actor goes to Toby Wallace in Baby Teeth by Shannon Murphy. Massive. Okay, this is really intense. I think I've vomited in my mouth a little bit on the way over here. thank you so much to the Venice Film Festival. It's just been such an incredible reception so far, and there's been so much love, and we just couldn't ask for anything better. I'm so proud to be a part of this film. It was really like the best script that I've ever read, and it was just like the most amazing team. I just want to say thank you to Shannon, our director, Shannon Murphy, who's just, yeah. She just led us into this project with so much honesty and with like the most truthful and honest perspective. And I love you so much. Eliza Scanlon, I want to thank as well, I couldn't have asked for a better partner on this. She carries everything she does. She carried this film to the end, and everything else I've seen her in, she's gonna rocket to the sky.
Ben Mendelsohn and Essie Davies, obviously, who are like unbelievable at what they do and just made coming to work every day so enjoyable, and their quality of work is so high. Thank you so much. Alex White and Jan Chapman are our producers. I want to thank. And Amelia Costume and Cherie, Aiden, Dan Wiley, you know who I am, mate. Yeah, there you go. it's just been such lovely, yeah, we can't believe we're here in general, so anything extra has just been super nice. Australians are very good at self-hatred and self-flagellation, so this has been a very healthy experience for us. Yeah, thank you, cheers. Scopriamo ora a quale opera la giuria ha deciso di assegnare un riconoscimento speciale che verrà consegnato da Rodrigo Prieto. Presidente, a chi assegnate il premio speciale della giuria Venezia 76? Special Jury Prize to La mafia non è più quella di una volta. By Franco Maresco. Ritira il premio Rean Mazzone. Ringrazio innanzitutto i selezionatori del Festival che ci permettono di avere ogni anno una così ricca visione di quello che produce il mondo del cinema. Ringrazio gli organizzatori e ringrazio i miei collaboratori e soprattutto un grazie da parte di Franco Maresco che non è qui oggi a ritirare il premio. Un applauso per Franco, grazie. Un grazie a tutti i tecnici, sceneggiatori, tutti quelli che sono stati coinvolti, anche ai nostri coproduttori e associati che ci hanno accompagnato in questi 2 anni di riprese. E spero che poi riusciate a vedere il film al di là del festival e mi associo a quello che la giovane regista, che è stata la prima a ritirare un premio, al mio netto no a qualsiasi tipo di censura. Grazie. Torniamo ora a parlare ancora di scrittura, perché è il momento del premio per la miglior sceneggiatura. Consegna il premio Stacey Martin. Presidente, chi è il vincitore? Award for Best Screenplay to John Fan for the film Number 7 Cherry Lane.
I'm so excited. Really, really excited. Because for the 40 movies I did, people always complain that my movie is lack of drama and the writing is not good. Today, I got the best script. You cannot tell that how happy I am. Thank you, La Biennale. Thank you, Venice Film Festival. Thank you, thank you. And my movie is about Hong Kong in 1967. And I also want to thank Hong Kong that it gave me all the freedoms to create and everything. In 1964, I came back to Hong Kong from Taiwan under the martial laws. The first thing that I arrived in Hong Kong is I smelled the freedom from the sea, smelled the freedom from the cooking on the streets. And ever since then, I always smell and feel the freedom in Hong Kong. So in my movie in 1967, then there was this turbulent time of the riot in Hong Kong. And I was 20 years old at the time. And I saw what was happening during the riot. And there was this force coming from the north of the China came to Hong Kong. And the police and the British troops was trying to stop the riot, but was in vain. But then, very strangely, in 6 months, and then the force disappeared, and Hong Kong was back to normal. In those days, I was under the British education, and I did not know anything about human rights, nor knowing anything about democracy. But 52 years later, there was another strange force coming from nowhere, coming from somewhere we do not know. And then it, in the name of freedom and human rights and the democracy, turned Hong Kong upside down. And now we lost even the freedom that we can walk on the street and taking the public transportation. And it's like the Pandora box has been opened, that all the evils come out from this from the box, and the people were cruel to each other. But I think that the Pandora box always has the hope that is left in the box. And I hope that Hong Kong could be normal and back again, and so we can feel free again. Thank you very much. Thank you. È arrivato il momento degli attori. Consegna il premio Paolo Virzì. Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile. Presidente. Coppa Volpi for best actor Luca Marinelli. In the film Martin Eden. By Pietro Marcello. Gele Coutre, edizione celebrativa per la 76esima mostra. No, la tengo, dai.
No, no, la tengo così. Giuro che non sarò breve. Purtroppo parlerò in italiano perché forse riuscirò a dire qualcosa di sensato. Innanzitutto ringrazio il festival e ringrazio la giuria. È un'emozione gigantesca ricevere questo premio da voi. Mi sembra veramente una situazione assurda, però prima che vi rendiate conto dell'errore che avete fatto, io vado avanti con i ringraziamenti, però prima gracias, thank you, arigato, e grazie. E allora vorrei ringraziare Pietro Marcello, il mio regista, per la sua dedizione, per la sua onestà, per il suo coraggio, perché mi ha lasciato gradualmente scoprire la sua anima e ne sono rimasto abbagliato. Grazie per avermi dato fiducia e per avermi regalato questa avventura. Poi vorrei ringraziare delle altre anime belle, che sono Dario Zonta, Maurizio Braucci, tutto il cast, tutta la troupe, la nave d'avventurosa, Napoli, che si è donata corpo e immagini a questo film. Poi vorrei ringraziare i produttori Rai Cinema, IBC, i coproduttori Match Factory e Shellac, qui giro pagina. Ringrazio Officine Artistiche, Daniele Orazzi, che è più di un agente che da 10 anni mi sopporta, perdonate la scivolata in romano. Poi vorrei ringraziare tutte le persone che ho incontrato in questi anni, amici, amiche, fratelli, sorelle, maestri, maestre, che hanno formato il mio essere attore di oggi. Vorrei ringraziare tutta la mia famiglia, tutti i miei amici, per amare in una maniera così sicura. E poi vorrei ringraziare mia moglie e 2 meravigliosi figli che sopportano e mi supportano in questo pazzo e meraviglioso mestiere e che accarezzano la mia anima con la loro presenza e i loro sorrisi. Poi vorrei finire dicendo solamente questo. Ho questo premio tra le mani anche grazie ad un uomo di nome Jack London, che ha creato questo personaggio meraviglioso, un marinaio che cercava la verità. Per questo vorrei dedicare questo premio a tutte le persone splendide che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono da situazioni inimmaginabili. Grazie. E grazie anche per evitarsi di fare una figura pessima con noi stessi e con il prossimo. Viva l'umanità e viva l'amore. Grazie. È il momento della Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile. Consegna il premio Mary Harron. Presidente. Coppa Volpi for Best Actress to Ariane Ascaldi in the film Gloria Mundi by Robert Guédiguian. Allora, provo di farlo il mio complimento in italiano. È come un sogno di essere con voi in questa sala, in Venezia, e di avere questa cosa pesante nella mia mano. Io sono la nipote di immigranti italiani
che hanno preso un giorno la nave per trovare un po' di fortuna, per fuggire la miseria e alla fine di fare dei viaggi in nave sono arrivati a Marsiglia e poi io sono nata a Marsiglia. Per me questo premio è un premio che mi dà la possibilità di ritrovare le mie radici e questo è molto importante. Io ho una ricchezza incredibile. Sono la figlia di stranieri e sono francese. Quello che si deve sapere, che è molto più importante di avere uno, due, tre culture per vivere nel mondo. E così anch'io dico che questo premio è per tutti quelli che dormono per l'eternità nel fondo della Mediterranea. Grazie. Scusatemi, ho dimenticato qualcosa perché questo è molto importante. Qui sono seduti due ragazzi, l'uno si chiama Robert Guédiguian, l'altro si chiama Gérard Mélin. Sono gli amour della mia vita. Siamo agli ultimi tre premi di questa 76esima mostra. Leone d'argento per la miglior regia, consegnato da Tsukamoto Shinya. Prego, Presidente. Silver Lion for Best Director to Roy Anderson for the film About Endlessness. Produttore Johan Carlsen. Director Roy Anderson is not me. He couldn't come tonight. We left Venice for Stockholm on Thursday, and he has the problems with a hip, so he couldn't be here tonight. But he asked me to tell you that he is very, very, very happy receiving this prize. And this prize is also important for Studio 24 in our ambition to keep on producing, reflecting, funny and independent films. So I wanted, this one is for Roy, as everyone has understood. And I want to thank everyone who has worked with this project and everyone who has supported this project and the Euro, of course. Thank you. È il momento del Leone d'Argento, Gran Premio della giuria. Consegna il premio Pierce Handling. Presidente, chi è il vincitore? Grand Jury Prize to Jacuzzi by Roman Polanski. Ritira il premio l'attrice Emmanuelle Seignet. We'll be right back.
Je voudrais remercier le jury pour ce prix. Roman Polanski veut remercier ses producteurs, Alain Goldman et Luca Barbareschi, et La Rai Cinema. Et il veut remercier aussi tous ses acteurs et son équipe technique. Voilà, merci beaucoup. Bene, siamo arrivati al gran finale e quindi vorrei invitare qui con me sul palco il presidente della Biennale, Paolo Baratta. Presidente Martel, qual è il vincitore del Leone d'Oro come miglior film della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia? Joker, by Todd Phillips. Edizione celebrativa per la 76esima mostra. Sorry, I had to write something down. I'm very nervous. First, I want to thank Paolo Baratta and Alberto Barbera and all of the programmers for this great honor. Thank you to this wild and eclectic group of jurors led by Lucretia. So many directors on this panel, and it makes it extra special for me. Thank you to Barbara Salabe at Warner Brothers Italy, who saw an early cut of Joker and told me that we must show this to Alberto. So thank you for that. Obviously, I want to thank Warner Brothers and DC for stepping out of their comfort zone and taking such a bold swing on me and this movie. As everybody in this room knows, movies are a gigantic collaboration. And I'd like to dedicate this Golden Lion to the cast and crew of our film. However, there are a few people I'd like to point out, and I'll do it quickly. Blair Rich, she's my lion at the studio. She believed in this film from the very first draft, and she never wavered, and I just wanted to thank her. Bradley Cooper, who is my lion behind the scenes. Bradley, for his friendship and his tireless work ethic, and most of all, the inspiration I get from him. And Alexandra and Juliet, my lions in life, my loves. Alex is the one who pushes me in directions I would never imagine I would go in. And truthfully, I do it all for her, because nothing makes me happier than when she's proud of me. And she's French, so that's never easy. And finally, of course, there is no movie without Joaquin Phoenix, the fiercest,
Joaquin is the fiercest and bravest and most open-minded lion that I know, and you are a beautiful soul, and thank you for trusting me with your insane talents. Okay. Grazie mille. Yet. La mia presenza qui significa che la serata sta per concludersi. Signor Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, autorità, gentili ospiti, sono molti coloro che direttamente o indirettamente hanno contribuito alla realizzazione della mostra e che ringraziamo. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia. Ringrazio gli sponsors, in particolare Iugele Cutra, Armani, Campari. Ringrazio le giurie tutte, la RAI, la stampa, la Madrina, che ringrazio anche per avermi fatto arrossire. Chiudiamo la 76esima mostra. Una mostra che si conferma punto di riferimento del cinema mondiale. Una mostra capace di dilatare lo sguardo oltre i confini dei generi, mantenendo tese le briglie della qualità. Una mostra che segna un record di partecipazione in generale e un record di ingressi nelle sale saliti a 200.000. Una mostra che registra un record di giovani, una folla di zainetti e biciclette. E poi anche un record di cineasti che hanno chiesto di visitare la mostra d'arte e che ringrazio sinceramente. Un consuntivo per Biennale College Cinema che nei 7 anni di operatività ha portato alla produzione di ben 22 lungometraggi finanziati dal Grant della Biennale, oltre ai 16 che hanno trovato finanziamenti diversi. Tutti questi dati qualitativi e quantitativi riflettono il meraviglioso lavoro svolto da tante professionalità per tanti anni. Il mio sentito e caloroso grazie ad Alberto Barbera e al suo team. La mia profonda gratitudine alla Biennale tutta. Il nostro primo appuntamento è per il Festival di Musica il 27 settembre prossimo, mentre per la 77esima mostra d'arte cinematografica l'appuntamento è il 2 settembre 2020. Ancora grazie a tutti. A voi qui presenti.